Avere un ciak ma non usarlo fa di me un figo? Fa di me un deficiente. Sigla. Cos'è la comicità di convenienza? La comicità di convenienza è quel tipo di comicità che, fatta la prima volta, fatta anche bene e fatta con originalità. Fatta una seconda volta può essere anche fatta bene e anche con originalità. Fatta una terza volta può essere fatta bene, raramente, e l'originalità va a scadere. Fatta una quarta volta molto probabilmente non va bene e l'originalità? Dove sta? Fatta la quinta volta non potrà sicuramente. E basta! Vabbè, io mi fermo alla quinta. Peccato che chi doveva fermarsi al basta ancora adesso non si ferma. Chissà perché. Ma chi è il leader, imperatore, sultano, onnipotente dio e comandante di questa categorica comicità? Ma ovviamente, Neri Parenti. Ai 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 ai, Neruzzo, ma quanti te ne sei fatti? Neri Parenti ha avuto un passato cinematografico. Farete fatica a credere che lui abbia avuto un passato cinematografico? Faccio pure io fatica tanto a credere che lui abbia un passato cinematografico. Ma fidatevi che c'è un elemento che lo può salvare. Almeno quel pochino che basta per non mandarlo ripetutamente a fanculo. E non mi fate essere volgare. Ma perché infatti cercando su Wikipedia possiamo trovare delle bellissime informazioni. Come ad esempio. Ma. È il regista che ha incassato più nella storia del cinema italiano. E grazie al cazzo! Non voglio essere volgare, anzi voglio essere anche buono e giusto, perché se delle cose sono giuste da dirle, è giusto anche dirle. La sua carriera artistica inizia nel 1979 con John Travolto. Nel 1980 inizia una grandissima saga, Fantozzi, e con un grande Paolo Villaggio. E già lì Neruccio Parenti ha iniziato a dire: Ciao mamma, sai che diventerò ricco? Fantozzi, fino a Fantozzi il ritorno, è stata commedia, poesia, demenziale, satira, tutto insieme, tutto in quegli anni. Stupendo! Ovviamente il successo è dovuto a Paolo Villaggio che ha saputo reggere un personaggio del genere. Perché tu puoi prendere un attore e dirgli cagami in un forno. Se lo fa Paolo Villaggio esce fuori una scena comica e magari con delle incorniciature drammatiche. Se lo fa un attore di sempre, esce un cretino che caga dentro un forno. Ma perché hai cagato dentro al forno? Ma mai detto te? T'ho pagato? Sì. Bene. Allora mettetemici pure tre scuregge nel montaggio, grazie. Vabbè, anche sul nostro Fantozzi non possiamo dire che non siano state usate delle battute all'overcazzo, come la famosissima gag che faceva Paolo Villaggio con il cibo, ma è stata rimandata una valangata di volte. La prima fa ridere, la seconda pure, la terza quasi, alla quarta inizi pure a romper cazzo. E così anche moltissime battute. Ma Fantozzi, umiliato, deriso e portato all'estremo di tutte le pagliacciate di sto mondo, per quanto su Fantozzi il ritorno si vedevano moltissimi cenni di cazzate atroci, ma alla fine, nella scena in cui la signorina Silvani fa finta di essere incinta di Fantozzi Ugo II per rifarsi tutto e sfruttare Paolo Villaggio, dopo che si è rifatta la brazzina e culo, fu da in faccia tutta la verità a Fantozzi umiliandolo ulteriormente. E Paolo Villaggio che fa? Prende il cuscino, che doveva essere Fantozzi Ugo II, e fa uscire fuori una delle più belle scene che abbia mai visto. Questo è anche essere comici. Comunque, quella scena l'ha fatta Paolo Villaggio, non Neri Parenti. Qui Neri Parenti non c'entra un cazzo, la bravura sta a Paolo Villaggio. Anche se lui la sceneggiatura di Fantozzi Ritorno nemmeno l'ha toccata. Poi adesso posso pensare che se ha fatto un po' schifo la colpa è di Domenico Saverni. Chi è Domenico Saverni? Una dolce persona alla quale vorrei rivolgere tanti di quei vaffanculo da fallo cagà verde per una settimana. A parte che gran numero di cinepanettoni merdosi li dobbiamo alle sue dolci mani. In più, se esiste Fantozzi 2000, la clonazione, lo dobbiamo a gente del suo calibro. Domenico Saverni, ma quel giorno non era meglio che con le mani ti ci grattavi il culo? O ci facevi un'altra cosa? Eh? Bello importante che quest'essere non farà mai più scempio di cotanta merda nel cinema italiano. Fantozzi 2012, la fine, in preparazione. Non ve l'aspettavate, eh? Manco io. Non posso essere volgare, altrimenti mi dite che lo faccio per farvi ridere e per monetizzare anche se non sono partner. Che cazzo vi monetizzo se non sono partner? E poi qua da ridere c'è un cazzo.
Ok, voglio essere ulteriormente buono, ma tanto buono, ma talmente tanto buono da dire che l'operato artistico di Neri Parenti, artistico, per quanto delle volte inciampava sulla cazzo di cane, ha tossito e ingranato nel buono e nel mediocre fino al 1999. Che? Ma che cazzo sta di? Astroz, astrozza bocconi. E poi ho detto che voglio essere buono. Sono smielato oggi. Da lì a poi i film sono stati una sorta di... Volemmo fai sordi, e dimmi una parola. Che bella passeggiata. Ok, ho preparato tre buste con i soliti personaggi. Erminio, Taro, lo sfigato e il commenda. A chi tocca anzi ingrugna, dai! 4 o 5 zoccolette a bocce de fori che dicono soltanto ma lei è un meschino, però dopo si trombano tutti. Ci scrivono due sputi de cazzate e poi via coi sordi a grazia facile. Dai, regà, che se va bene stanno si abbronziamo pure i coglioni. Quanti te ne sei fatti dei soldi, parentuzzo? Ragazzi, modifichiamo Wikipedia. Scriviamo la verità, è stato il regista più cane d'Italia e ci si è fatto pure i sorti. È tutto alla faccia di chi se far culo per migliorarsi ogni giorno. State studiando cinema? State studiando recitazione? Ma che siete, imbecilli? Basta ripetere continuamente per 3 anni le solite cazzate. Utilizzare il corpo della donna come un tappetino da bagno per far sì che anni e anni di lotte siano buttate in un film di merda. E voilà! Avete fatto un ottimo investimento nel cinema, come Neruzzo Parenti ci ha insegnato. Eh sì, e per un giovane artista sarà sempre più complicato trovare spazio in quello schermo attaccato al muro. Voi invece a palla all'aria che vi godete il circoletto che vi siete creati e scureggiate copioni che sanno di merda solo dal titolo. Tanto vi basate sull'attoruccio che deve dire ammazza che boccia, ammazza che bella, momma ingroppo. Oppure l'attoruccio bello ma cane con una mimica facciale imbarazzante che fa strappare biglietti alle 14enni bagnate. Stereotipate ogni cazzo di tipo di realtà facendo ridere con un nuovo arcazzo al giorno. Io dico basta a far mangiare gente come voi. Ma come può essere bello ogni anno se lo saluti guardando un film di merda di Neri Parenti? Io grido over cazzo a gente come voi, lo dico a ogni video, ma non perché sia la battutina del momento, no, soltanto per far capire quanto in basso è caduta la comicità italiana! E loro, come ogni anno, felici, a palle all'aria che sfornano e continueranno a sfornare merda da venderci sotto forma di oro. Merde da far vedere, da far piacere all'italiano medio. A te che pubblichi lavori su sta merda, guarda il mio più cordiale vaffanculo! E basta, però mi fermo là perché le parole più sentite le devo dire a te. A te che aspetti ogni anno un cinepanettone, a te che fai la fanpage e dici ragazzi è uscito un nuovo film di Neri Parenti, io a te invece dico hai rotto il cazzo! Hai rotto il cazzo! Tu e tutta sta merda che giri, capra! Tra l'altro uno dei problemi più grandi non è che si limitano a distruggere il cervello umano. Ma anche opere d'autore che non andavano toccate, amici miei, come tutto ebbe inizio. Stavo meglio del cazzo. Per la categoria Ovar cazzo, ma anatema successo, ho pensato una cosa. Dato che ho capito di aver creato una cosa che non riesco a distruggere, e intendo Ovar cazzo, e il detto dice che se non riesci a batterlo, alleati con il nemico, almeno mi pare che dice così, allora ho pensato di farne un buon uso. Naturalmente questo qui è un esperimento che se riesce può dare visibilità a molti di voi. L'esperimento consiste nel creare video creativi di ogni tipo con la base Ovar cazzo. Se siete creativi sapete come giostrarvela. Può essere una canzone, può essere disegno, può essere un monologo, può essere un balletto, può essere qualsiasi cosa. Basta che Ovar cazzo serva anche alla creatività, non soltanto a ha ha ha. Ovviamente i migliori saranno messi tutti nella fine del video con la categoria Ovar cazzo Talent Show. Almeno Ovar cazzo può servire veramente a qualcosa. Quindi date spazio alla vostra creatività lasciando un video risposta. Sembra un po' la Daniele Doesn't Matter. Vabbè. E per chiarimenti vi ricordo che sono sia su Facebook che su Twitter. Perché io so VIP. Grazie per svuotare i secchioni adesso. Quindi, se ricevo un video, possiamo far partire il progetto come lo possiamo fermare in qualunque momento. Se il progetto invece non parte, sbattetevi no, porcazzo!